siete voi che dovete prendere coscienza che ormai siamo all'ultimo miglio. E ripeto, andare a prendere il Covid volontariamente è da deficienti. Quindi evitiamo, lasciamo stare quelli che sono costretti a stare a contatto con le persone. Lasciamo stare quelli che per servizio, per spirito di servizio, devono comunque stare a contatto con il pubblico. E di conseguenza cosa devono fare? E lì purtroppo ancora il rischio c'è. C'è una campagna di vaccinazione in corso. Bene, arriverà il nostro turno. Ormai sappiamo che questa situazione ha un termine. Ma se nel frattempo dobbiamo farci male con le nostre mani, e allora guardate, io farò di tutto per evitarlo. E ribadisco, solo deficienti in questa fase finale si possono permettere di calpestare i morti che ci sono stati per Covid, perché vedere quelle scene che, cioè, allora se non si va in spiaggia si muore, coglioni, si muore, cosa vuol dire? E lo dico anche a qualche esercente che ha trasgredito le norme somministrando bevande e quant'altro. Guardate, rischiate che non aprite più, che non riaprirete più, perché queste sono azioni da delinquenti, di istigazione a delinquere, cari miei. Quindi, ieri abbiamo cercato di tamponare, onestamente non volevo arrivare nuovamente a questa situazione. Siete tutti ormai avvisati, la polizia municipale è più che allertata, l'assessore Daphne Musolino ieri ha fatto una serie di interventi nella zona nord, proprio perché non abbiamo più potuto resistere di fronte a quello spettacolo vergognoso. E poi vi fate anche i selfie e li mettete sui social, coglioni deficienti.